Sapete come si chiama il periodo tra fine aprile e inizio maggio in Giappone? No? Ma ve lo diciamo noi, si chiama infatti Golden Week, pronunciato dai giapponesi in katakana come Goruden Weeku, letteralmente in italiano la settimana d'oro. Cosa significa tutto ciò? È forse la settimana dove danno i Golden Globe giapponesi? Bisogna vestirsi tutti di giallo dorato se no non si può uscire di casa? O forse è la settimana dove i singoli di Sebastiano Serafini si possono pagare solo in gettoni d'oro? Nah, niente di tutto ciò. È un'espressione giapponese che definisce il periodo in cui cadono le seguenti festività pubbliche. 29 aprile, Showa Day, compleanno dell'imperatore Hirohito, festeggiata dal 2007. 3 maggio, festa della Costituzione. 4 maggio, festa del verde. 5 maggio, festa dei bambini. Inoltre, da notare che il 1 maggio, noto anche come festa del lavoro, non è considerato festa nazionale, ma viene tuttavia garantito come giorno di ferie da molte aziende. Quando una festività pubblica cade di domenica, il giorno successivo, che non sarà un giorno di vacanza, diventa tale per quell'anno. Le leggi sulle feste nazionali, promulgate nel luglio del 1948, enunciavano 9 festività ufficiali. Visto che molte si concentravano in un'unica settimana che andava dalla fine di aprile all'inizio di maggio, molte industrie dell'intrattenimento constatarono considerevoli picchi di vendite. Nel 1951 il film Jugakko incassò di più durante questa settimana piena di ferie che in ogni altro periodo dell'anno, compreso Capodanno. Questo suggerì al consigliere delegato della Daiei Films di chiamare questa settimana Golden Week, sulla base dell'espressione propria del gergo radiofonico giapponese Golden Time, con la quale ci si riferisce al periodo con il maggior numero di radioascoltatori. Per molti giapponesi la Golden Week è un periodo molto indicato per i viaggi. Voli, treni e hotel sono spesso al completo, nonostante i prezzi rialzati per l'occasione. Anche alcune destinazioni estere, come i paesi dell'entroterra asiatico, Guam, Saipan e le Hawaii, e città della costa ovest come Los Angeles, Seattle e San Francisco. In questo periodo accolgono molti turisti giapponesi, ma non solo. Infatti a maggio indovinate anche chi andrà negli Stati Uniti? Beh, è la vostra voce narrante, Lilletta Eli. Anche se non festeggiamo la Golden Week, perché devo prendere le ferie normali. Mentre Seba è in partenza per la Thailandia, Myanmar ed Indonesia. Esiste anche una settimana d'argento, Shiruba Weeku, un termine nuovo riferito a una serie di consecutive di giorni di vacanza in settembre. Per chi non va da nessuna parte e rimane a casa durante la Golden Week, è quasi d'obbligo sistemare casa in una sorta di mood di pulizia di primavera. Scriveteci nei commenti dove vorrete andare durante le vostre ferie. Vi ricordiamo che Flower, il nuovo singolo di Sebastiano Serafini, è ora disponibile nei maggiori digital store.